Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. Oggi andiamo ad aprire insieme il calendario dell'avvento di Revolution. Prima di cominciare voglio dirvi che per me è una grande gioia leggere tutti i vostri commenti e voglio ringraziarvi per questo. Adesso andiamo ad aprire il calendario. Io andrei a togliere la fascia che contiene il calendario, perché ci sono gli spoiler, io ho evitato di guardare, quindi non vorrei farlo adesso. Tanto il pack, diciamo, il calendario è uguale. Questo è il calendario, si presenta così. L'ho acquistato dal sito di Revolution, è compresa nel prezzo del calendario, che è costato 54,99 centesimi, credo, ma per sicurezza poi ve lo lascio scritto. Compreso nel prezzo c'è una mystery bag, che è questa. Io non ho toccato niente, non ho aperto, è stata una grande fatica, ve lo dico, e ho intenzione di aprirla con voi, però dividerò il video, farò, diciamo, un primo video con il calendario e un secondo video con la mystery bag, per evitare che venga lungo un'eternità. Le spese di spedizione sono state gratuite, visto l'importo, e adesso lo andiamo ad aprire. È sigillato con lo scotch che noi andremo ad attaccare sempre qui. Quindi c'è lo scotch sopra, anche sotto. Il calendario si chiama 25 Days of Glam, quindi si apre, vediamo se posso fare cadere tutte le scatoline come tutti quelli di Revolution, quindi così, e dentro troviamo le scatoline 25, in questo sono 25, non so se lo vedete bene. Adesso io lo appoggerei così e vediamo di... Lo appoggerei? Vediamo se così sta. Oh, ok, molto bene. Allora, se lo appoggio non riesco a farvelo vedere, vi faccio vedere le caselline. La casellina numero 1 è lunga, è dorata. Vediamo cosa contiene. Sono avvolti nella carta i prodotti. Bello, mi piace questo. La carta è fucsia, così lo vediamo insieme. E troviamo un lip oil sarà complicato per voi, ma anche per me. Ecco fatto. Quindi nella prima casellina troviamo un lip oil. Sono contenta perché mi piacciono molto i lip oil, quindi bene, cominciamo bene con la prima casellina. Nella seconda casellina sta cadendo, è caduto tutto. Nella seconda casellina si presenta così, come un pacco regalo col fiocco. Nella seconda casellina, mi aspettavo qualcosa di rettangolare. Invece troviamo un rossetto, questo è il colore, faccio uno swatch, questo è il colore, bello, è cremoso, bello pieno come colore, malva, color malva. Il nome è questo. Sicuramente lo sapete, però diciamo nei rossetti di Revolution c'è una cosa molto simpatica, cioè la parte trasparente che è messa qui e dà anche indicazione del colore che si va a trovare all'interno, comunque un rossetto, cioè è un po' di rossetto che può essere utilizzato, quindi si stacca e si può utilizzare. Quindi per adesso un altro prodotto Labbra. Nella casellina numero 3, che è lunga,
ed è simile, diciamo, nei colori nel layout alla 2, troviamo un altro prodotto per labbra, per occhi. Troviamo un prodotto occhi, credo. Sì, è un prodotto occhi, è un colore molto bello anche. Molto molto, sempre in tema, diciamo, con i colori del calendario. Spero che sia il nome. Nella casella numero 4, che si presenta così, credo sia un gel per sopracciglia, esattamente. E questo io l'ho trovato, lo mettono ogni anno c'è questo gel per sopracciglia. Ma sono contenta perché come funziona? È trasparente. Questo è lo scovolino. Quindi sono contenta di trovare questo prodotto, come ogni anno. Nella casella numero 5, ok, è sempre lunga, ma è molto, molto bello il pack di questa casella. È sempre lunga, ma è un po' più larga. Il pack si presenta così, molto, molto carino. Il nero con il colore fucsia e le decorazioni per Natale, molto bello questo. Nella casella numero 5, questo è uscito subito, ho i brividi quando troviamo sempre prodotti così, mi piacerebbe trovare qualcosa di rettangolare. Ok, ah, questo lo troviamo ogni anno ed è un lip gloss trasparente, però la cosa bella di questo, questa volta, è che ha il tappo fucsia, quindi è stato pensato, secondo me, per il calendario, perché tutti gli altri che sono lì, che diciamo ho trovato negli anni scorsi, avevano il tappo nero, quindi questo secondo me è pensato proprio per il calendario. Sono contenta. Nella casella numero 6, numero 6, non pervenuta, eccola qui, è sempre lunga, così. Il pack è questo. Nella casella numero 6 troviamo una matita occhi. Sì, è una matita occhi nera. Ok, questa è la scrivanza. Anche questa troviamo ogni anno. Però le matite nere fanno sempre comodo, quindi casellina numero 6. Finora mi piace, prodotti occhi, prodotti labbra, rossetti, quindi diciamo che c'è stato un po' di varietà. La casella numero 7, mi piacciono molto queste così, nere col colore fucsie. Si presenta così, l'andiamo, è molto leggera. E mo'. Ma bello! È bellissimo! Il soffice è in velluto, mi piace molto. Un puff, mi piace moltissimo, molto molto, apprezzatissima questa casella numero 7. Nella numero 8 si presenta così, questo rose gold, che non so, ecco, se riuscite a vedere bene, perché sto registrando con la luce naturale, che però in base a come muovo le cose, falsa un po' i colori. Nella casella numero 8 troviamo un prodotto labbra. Proviamo. Ok, questo è per l'ombretto. Questo
Questo è il colore. Il nome credo che sia questo, ma vedo solamente Pink Wine. Nella casellina numero 9, anche questa è molto bella, si presenta così, fucsia con le decorazioni, sempre lunga, sempre tutto confezionato, tutto. Troviamo un prodotto labbra. Per il colore è questo, bello, un bel colore intenso, spero che metta a fuoco. 7, 8, 9 nella casella numero 10. La casella numero 10 è così, molto molto carina, rose gold con il colore, il numero nero e la decorazione fucsia. Comunque già qua sento qualcosa di diverso. Ecco, andiamo a trovare. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere il colore, perché sembra più così, sembra chiaro chiaro, ma non è questo il colore, è un po' più sul rose gold. Faccio uno swatch. Sembra un po' polverosino, devo dire. Si vede, assolutamente sì. Ci piace. Questo è il nome dell'illuminante. Dai, già troviamo qualcosina di diverso dalle labbra. Sono contenta. Cioè, mi piace variare un po' di tutto. Poi la casella numero 11 è così, sempre rose gold, e i colori sono questi, pezzettino. Troviamo un prodotto sempre incastrato. Bello! Bello, questo dovrebbe essere un blush liquido. Super Yui, correggetemi, lo agitiamo e lo andiamo a provare. Bello, sono contenta, mi piace. Ok, si presenta così e lo andiamo a provare. C'è ancora. Forse esagerato. Vediamo, lo sfumiamo. Ok, resta un po' luminoso. E forse, non so se anche unto, proviamo questa mano, perché magari lì avevo swatchato gli altri prodotti. Quindi non so se. No, no. Resta un po'. Ok. Sfumandolo, il colore che diciamo viene fuori è questo, qui è troppo. Però abbiamo visto che si può anche stratificare, ok? Quindi questa, diciamo, ammettendone poco, questa ammettendone di più. È luminoso, ma resta anche un po' non oleoso. Sicuramente non è secco, no. Si sente, ecco, si sente. Forse si deve asciugare. Sì, si deve asciugare. Ok, non è più oleoso, però resta luminoso. Io mi illumino d'immenso già da me, però dai, per l'estate, magari mettendone in piccole quantità e poi andando a settare con un blush in polvere, secondo me posso tenere a bada tutta la situation. 11 nella casella numero 12, che si presenta così, andiamo a trovare
Ok, credo sia un altro prodotto occhi, è Bronze Cream Shadow, quindi è un ombretto liquido. Andiamo a vedere il colore. Questo è l'applicatore. E questo è il colore. Sempre shimmer. Metallico. Sì, molto bello. Allora, in camera sembra così, ecco, più scuro. Così è il colore reale. Comunque sì, ovviamente a seconda di come gli arriva la luce. Ecco, così, 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 è così chiaro. Poi ovviamente cambia a seconda di come gli arriva la luce, ma mi piace molto questo colore. Questo, mi piace molto. La numero 13, eccola qui, in tutta la sua lunghezza. Vedete? Rosso? Di sera? No, non è rosso, un'altra matita labbra. Questo è il colore. E il nome della matita. Ok, un altro prodottino labbra, siamo alla numero 14. Eccola qui. Questa è la numero 14. Rettangolare. Cioè, fanno queste caselle enormi, quanto la mia mano, rettangolari, poi apri e ciao! Allora, nella numero 14, un altro rossetto. Ok. Questo è il colore. Lo andiamo a sbocciare qui. Bello, un bel colore. E questo. Ah, la matita è per questo. Anche qui vediamo il tappino sopra, si toglie e c'è del rossetto anche qui dentro. White Wedding. White Wedding è la colorazione. Mentre qua c'era Coral e qua invece che c'era? Wine. Così io voglio capire se no, questa è troppo chiara, ve lo faccio vedere. Questa qui si avvicina molto, mentre per l'altro non era più scuro. Già preferisco questo è un po' più chiaro. Ok, nella casella numero 15, che è così, prodotto labbra? Dai, come siamo? Prodotto occhio o labbra? Labbra. Credo. Qui c'è sempre il nome del brand. Questo è lo scovolino. E questo è il colore. Comunque lo scovolino è particolare, non so se... Ecco, è a taglio, quindi si riesce ad appoggiare bene sulle labbra, diciamo la parte più sottile, va così, a punta. Quindi, dicevamo, questo è il colore, questo qui, Matte Liquid Lip Caramel Nude, quindi il colore è Caramel Nude e sappiamo anche che è un lip. Liquido matte, quindi in teoria dovrebbe andarsi ad asciugare adesso, lo proveremo, quindi lasciamolo un po' così e vediamo se si asciuga realmente o se invece no. Allora, nella casella numero 16, che ha queste dimensioni,
Perché non me li incartano questi? Perché questi non me li incartano? Proviamo qualcosa di rotondetto che mi piace molto. È una polvere per contour. No, sembra scura, ma invece è morbida. Ma invece non si vede. Quindi non è scura, come in cialda. No, no, è scura invece. Questo è il colore. Qui c'è scritto contour dietro, ma volendo si può usare anche per al posto del bronzer. Questo è il nome del prodotto. Forse è ancora troppo presto, non sembra essersi asciugato comunque. Nella casella numero 17, che è leggerissima. È vuota? No, non... nella casella numero 17. No, non è vuota. Oh, ecco. Cioè, aspetta, ma c'è un prodotto solo? Perché? Perché sì, c'è un prodotto solo. Perché? Perché illuderci così? Cioè, perché? Guarda, Revolution! Perché illuderci così? Comunque, sono felicissima perché di queste sponge di Revolution, perché io mi trovo benissimo con queste qui. E mi piace molto anche il colore, sempre, diciamo, proprio pensata per i colori del calendario. Ah, ecco, vedi, quindi questa nera, questa fucsia. Sì, perché c'è appunto il fucsia, c'è appunto il nero. Felice, felice, sono felice di questo. Nella casella numero chissà qual era, la 17, come? Sei anche, eccola qui, la 17, la casella 17, 17 resterà il nostro numero. Nella casella numero 18, che è lunghissima per tutta la parte destra o sinistra del calendario, è anche molto bello questo rose gold. Troviamo un pennello, ora è qua. No, 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 proviamo un pennello. Sì, questi sono... Cioè, ognuno li usa come vuole, secondo me. Io con questi prendo i prodotti quando sono alla fine di queste... Aspettate, aspettate. Di queste boccettine. Una pioggia di carta che hanno comunque non è matte. Dico, ve lo dico, vi stavo dicendo, con quel pennello io prendo i prodotti in queste boccettine in genere che hanno questo applicatore, perché a un certo punto quando arrivano alla fine i prodotti che sono contenuti all'interno, non si riesce più a prenderli con l'applicatore, non aspira più. E quindi io ci vado con questi, sono comodissimi, entrano, prendo il prodotto e me lo passo. Quindi io li utilizzo per questi, ma li potete utilizzare per applicare la cipria, le maschere. Riprende sempre i colori del calendario. Mi piace molto questo colore del fucsia e del nero messi insieme. Ok, grazie per il pennello. Alla casella 19, che ha la stessa lunghezza della 18, cioè tutta la parte destra-sinistra del calendario, troviamo un altro pennello. Yes! Ed è un pennello occhi. Alla fine pennelli io penso che ognuno li usa per come preferisce. È sempre uguale, stesso colore, fucsia. Un altro pennellino, che sono sempre ben accetti perché io ne ho molti e la quantità di quelli che sono messi qui, per questo guardo qui, nell'angolino, la quantità da lavare industriale, quindi io vado ad attingere sempre in quelli puliti perché mi scoccio, veramente. Nella casella numero 20, perché sono tanti, mi scoccio, che è questo.
questa. Qui non c'è mancola, quindi alcuni sì, in altri c'è. Allora, baking powder, va bene? Quindi Revolution Translucent Baking Powder. Troviamo una cipria in polvere libera, ma perché? No, no, ma perché? Mi piace molto questo perché, devo dire, mi sarebbe piaciuto anche enorme, ma perché? Ci illudi, perché non lo so uno che si aspetta di trovare qua dentro, tipo un bagno schiuma, no, non lo so, un fondotinta, non lo so, qualcosa di grande, capito? Qualcosa di... perché? Comunque, io spero che sia translucent veramente, perché questo è il retro. Ora vediamo se... ah, è bella perché... ma troppa luce? Così, vedete? Comunque all'interno si presenta così. Ottima cosa. Così, diciamo, c'è la possibilità di poterla dosare e quando andiamo a capovolgere viene fuori un po' per volta. Quindi alla numero, perciò 20, al numero 20, voglio ribadire, alla numero 20 troviamo la cipria che io adoro le cipre, per cui, perché qua ci illuminiamo di mezzo, per cui contentissima. Alla casella numero 21 niente, qua poi a un certo punto è finita la carta, non abbiamo avvolto più niente. Troviamo, ah ok, una matita sopracciglia, queste le conosco e devo dire che queste, ve la faccio vedere, non lo so se ve la faccio vedere, aspettate, eccole, diciamo, ho finito la matita sopracciglia che utilizzo in genere della Focalure, perché ha una mina veramente piccola piccola piccola, sottile, e quindi io riesco a non fare delle sopracciglia enormi, no? Cioè riesco a restare nei limiti delle mie ricostruendole. Ho finito quella e siccome ho tanti prodotti per sopracciglia, nel senso matite, creme, questo e quello e quell'altro, ho pensato di comunque utilizzare qualche altra cosina, perché sennò, cioè, restano lì. E quindi ho preso quella di Revolution, proprio uguale, è quella dell'anno scorso. È uguale, cioè è uguale nel senso del colore, il pack è leggermente diverso. E vi devo dire che è lo stesso colore delle mie sopracciglia, poi certo è matita, quindi bisogna avere un pochino di pazienza, sperare magari la punta più spesso, però io mi sono trovata discretamente. Cioè, Focalure, forever. Questo dovrebbe essere una sorta di indicazione, non so, un colore, qualcosa. La provo. Questo è il colore. Alla casella numero 22. No, niente, ma mettimelo prima, ti prego. Vedi, ci illudiamo sempre che sia finita. Ecco fatto. Questo è lo specchio. Io personalmente lo elimino. Cioè so di trovarlo in questo di Revolution, quello di Douglas. So di trovarlo. Però io elimino, cancello questo pensiero alla mia mente proprio perché mi rifiuto. E poi quando arriva però ce lo ricordiamo. La cosa bella è che ovviamente riprende i colori del calendario, quindi l'estetica è molto bella, ma anche lo specchio in sé è bello.
Il punto è che purtroppo, vabbè, lo specchio. Ok, lo specchio mi dico di Revolution, niente, non gliene frega niente, glielo dicono tutti, tutti, tutti. Io vedo che, perché ovviamente anche io vedo gli articoli, tutti, tutti, questo problema, diciamo, lo esponiamo tutti, ci basta manco niente. Poi alla casellina numero 23, che non è proprio una casellina, amore. Ah, qua poi hanno fatto di nuovo scorta della gatta, quindi ritorna. Ma che cos'è? Ma qual è? Una palettina? Un po'? Wow! Ok, blush. Un quad di blush, molto 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 felice. Questi sono i colori. Questo mi piace molto. Ma anche questo, devo dire. Questo qui. Ve la faccio vedere, ecco, più da vicino. Questo è chiarissimo. Una palettina di blush. Mi piace, grazie. Questa sì, finalmente una scatola quadrata grande che contiene un prodotto grande. Nella 24, ma già siamo arrivati alla 24. Cioè, nella 24. Ah, ok, questo dovrebbe essere. Questo c'è pure ogni anno. Esatto, questa è una cera per sopracciglia. In teoria voi la mettete e dovrebbe fissarle. In pratica, devo dirvi la verità, ne ho una marea, perché tre sono di pure quattro, tre, non mi ricordo, tre sono di Revolution, qualche altra non mi ricordo di chi, e non le ho mai provate, quindi non so se funzionano. Voi le avete mai provate? Questo prodotto lo avete mai provato? Funziona? Prima o poi lo proverò comunque. Ok, quindi c'era per sopracciglia. Poi arriviamo all'ultima casellina. Vabbè, che ve lo dico a fare. Ultima casellina, 25. Scusa. No, vabbè, dai. La 25 troviamo una palette della linea Reloaded, molto belli questi colori, devo dire molto belli, mi ispira molto questo mi piace molto, anche questo, ora li proviamo, anche questo, ora ne proviamo qualcuno. Allora, li provo di qua, swatch, no, li provo di qua. Allora, provo questo e questo intanto. Dai, molto, molto, molto belli. Questo è morbido. Bello. Mi piace molto. Anche come blush. Poi vado a swatchare questo e questo, però più scuro, più rose gold, così da più sul rosa. Ecco. Questo è molto, ecco, più, ancora più scuro di questo. Questo mi piace di più. Visto che ci siamo, voglio provare anche questo. Tutti li sto sbocciando, alla fine. Morbidissimo. No, guardate qui. C'è il colore qua? No. Questo è scriventissimo. Mi piace molto questa palette. I colori scrivono subito. 25, un giorno di Natale, meraviglioso. Il nome della palette è Pink Prosecco. Ah, certo, ecco perché richiama
I colori del prosecco alla fine, tipo troviamo questo qui, me lo ricorda molto, questo pure, questo anche, questo è molto bello, molto molto bello. Felicissima di questo calendario, ci sono solo prodotti make-up, solo, e vabbè, qualche accessorio, lo specchio, qualche accessorio, ma sempre make-up, cioè vediamo se li trovo. I pennelli, il puff, la spugnetta, quindi ci sono accessori, sì, sono quattro, ma alla fine sono per il make-up, quindi tanti prodotti labbra, prodotti occhi, contour, volendo si può fare con una full face, perché c'è la cipria, il contour, blush, illuminante, ombretti liquidi, quindi veramente completo. Ecco, lo trovo un calendario make-up completo. Sono molto contenta di averlo aperto con voi. Fatemi sapere se vi è piaciuto, quale prodotto vi è piaciuto di più. Fatemi sapere se avete utilizzato questa, per favore, così decido se lasciarle lì oppure utilizzarle. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo. Per adesso non sto rispettando, diciamo, il giorno in cui pubblico, che è la domenica. Per cui quando arrivano i calendari e io posso, registro subito, quindi vi dico che ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Se vi va, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona giornata. Ciao.